Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, analisi Milan-Napoli 0-1. Pomeriggio faremo uscire le pagelle, quindi due video oggi targati Milan Inside. Ma prima di cominciare ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche. In descrizione invece tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram, il sito internet www.arcimilaninside.com. Oggi ragazza, la rabbia mi pervade, rischio di non essere lucido, spero di riuscirci sinceramente. Adesso basta, basta. Basta, non se ne può più. Non se ne può più. Non se ne può più. Come si fa a ritenere attivo un giocatore sdraiato a terra che non fa il minimo movimento che induca una giocata da parte di Juan Jesus? Come si fa? Come si fa a ritenerlo attivo? Oggi sbarello, ragazzi. Oggi faccio il botto di views per gli sbarellamenti. Come si fa? E dai. Porca miseria. Come si fa? Vabbè, andiamo per ordine. Il Napoli comincia meglio la partita, l'approccia molto meglio rispetto a noi, tanto che va in vantaggio dopo appena 5 minuti, su un colpo di testa da calcio d'angolo. Ora, io alzerei le mani. Se da calcio d'angolo di testa segnasse uno di 1,85 m, 1,90 m, 1,95 m, cioè vabbè, è quasi 2 metri, ci sta. Ma porca di quella miseria, 1,70 Elmas, manco pure, 1,75 sarà. Diamine si fa a farsi segnare da Elmas? Su calcio d'angolo, di testa, il primo gol di testa della carriera di Elmas. Manco quando giocava nel quartiere con gli amici ha mai segnato di testa. Vabbè, lì c'è un errore in marcatura obiettivamente di Tonali che si fa scappare l'uomo. Maignan, secondo me, non poteva fare granché altro perché il colpo di testa è improvviso, ravvicinato e non poteva fare granché altro. Da lì, a parte un'occasione che poi non si è tramutata in tiro di Petagna nel secondo tempo, il Napoli non fa più niente. E il Milan, seppur più con i nervi, più per inerzia che per logica e qualità conduce la partita. Arriva la risposta da parte dei rossoneri che vanno vicino al pareggio prima di con Ibra su un cross di Ballotura, è un bel colpo di testa che esce di poco. Arrivano un paio di cross soprattutto dalla destra con Messias a rientrare che mettono un po' in apprensione la difesa del Napoli, ma una spintarella e mo un fuorigioco di un pelo di capello e mo quello e mo quell'altro se la cavano sempre abbastanza bene, mettiamola così. E quindi, a parte poi un altro paio di conclusioni, niente di che, il primo tempo finisce così. 1-0 per il Napoli.
Secondo tempo, ah, nel primo tempo poi c'è l'altro tiro di Florenzi che pure esce di pochissimo. E va bene. Secondo tempo ricomincia, Napoli che continua a non giocare, c'è l'occasione per Ibra, passaggio di Krunic per Ibra che tira una botta sotto la traversa, Ospina, non lo so, quasi. Non so, voleva chiamare il fuorigioco alla parata praticamente. Mi viene difficile capire quella parata. Vabbè, forse non era tanto forte come è sembrato, non lo so, tanto potente la conclusione. Ma parato con una scioltezza, una disinvoltura non indifferente. Va bene, di lì poi. C'è un'altra occasione per Ibra che però sbaglia il controllo tutto da solo davanti ad Ospina e da lui e a lui non si può perdonare un errore del genere. Avrebbe potuto fare tutto, stoppare l'interno, invece lui ha provato lo stop con la sula, la conclusione di prima col sinistro. Avrebbe potuto fare di tutto, ha fatto una cagata. Si va avanti, Napoli che prova in contropiede, prova a palleggiare un po', ma poi quando arriva in avanti non conclude granché. E Milan che continua, perché poi con i cambi entra Giroud, quindi si hanno due torri davanti, continua con i cross, con i lanci, che portano ad altre occasioni. Tra cui, teoricamente, nascerebbe anche il gol del pareggio di Kessié, dopo una sponda di Giroud, un rimpalli, Kalulu, Castillejo, Gulam, rimpalli alla palla, alla fine arriva Kessié, che fa, teoricamente, 1-1. Si festeggia, non c'è la minima parvenza di un qualche problema, se non poi. Ah. Io immagino che il dialogo sia andato più o meno così. Ah, il Milan non può pareggiare? Ah, deve perdere. Dobbiamo inventarci qualcosa. Ok. Sì, mo vado a vedere allo schermo, vediamo se troviamo un qualcosa per cui sì, va a vedere, vedi, non si sa che cosa, a vedere, ah, ok, abbiamo trovato, sì, guarda, qua Giroud è fuori gioco, è fuori gioco, allora, io, prima ancora che dai concetti sportivi, arbitrali, chiamateli come cacchio volete, parto da dei concetti grammaticali. Allora, attivo in italiano, quasi quasi andrei a prendere il vocabolario, vabbè, attivo in italiano è un qualcosa che si muove. Come dire, attivare, iniziare un qualcosa, movimentarsi, muoversi. Passivo chiaramente è il contrario. Che cosa ha fatto Giroud di attivo? Che cosa ha fatto? È colpa di Giroud se Juan Jesus che ieri ha fatto la partita della vita fa quella cacata di rinvio. È colpa di Giroud. Oh, questa è veramente inspiegabile. Cioè, mi viene una scena in mente. Faccio un esempio. Mia moglie dice, amore, mi spieghi cos'è fuori gioco?
Se me l'avesse chiesto ieri sera, avrei detto: non so che dirti, da stasera non lo so nemmeno io. Ma dai, per carità, squadra stanca, mister, pure tu che dici che la squadra è una stanca, per favore, una delle migliori partite stagionali, e dai, mister, su, dai, basta, fai il padre, se non vuoi arrivare con le scelte tecniche, mettici un po' di cazzimma, un po' di grinta, un po' di carattere, non c'hai le scelte tecniche per ribaltare la partita, mettici qualcos'altro. E dai. Dicevo, oggi sbarello. Va bene. Allora, ragazzi, vi do appuntamento a pomeriggio per le pagelle. Ci salutiamo per il momento. Io vi ringrazio, lasciate like, iscrivetevi, tutti i link dei profili social, sito internet in descrizione, attivate la campanellina. Ci vediamo più tardi per le pagelle. Continuo anche la mia sbroccata. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan, nonostante tutto.